Gareth Bale è uno degli uomini su cui il Real Madrid confida per dominare il gruppo B di Champions League. Per il gallese le merengue ci hanno speso 100 milioni di euro e ora si aspettano che lui porti la decima. Con José Mourinho in panchina, il Real è stato eliminato sempre in semifinale da squadre tedesche. Carletto Ancelotti quindi spera di evitare Bayern e Borussia nel cammino verso un trofeo che sfugge al Real da 12 anni. Ma è come quest'anno però con Bale, Cristiano Ronaldo e la rivelazione Isco, i Galacticos partono come favoriti. Il rivale principale per loro sarà sicuramente la Juventus di Antonio Conte. Lo scorso anno c'è stato il primo assaggio dell'Europa che conta, poi il Bayern Monaco ha spezzato i sogni bianconeri ai quarti di finale. Ma la vecchia signora si è rafforzata con Carlitos Tevez, uno che la Champions la conosce bene avendola conquistata nel 2008 quando vestiva la maglia del Manchester United. Con Tevez davanti e magari Llorente, un centrocampo forte del talento e della potenza di Pogba e Vidal, sognare non costa niente. La terza forza del girone dovrebbe essere il Galatasaray di Fatih Terim. I campioni di Turchia lo scorso anno raggiunsero i quarti dove spaventarono il Real Madrid al ritorno in casa. Fra le loro sfila spiccano i nomi di Didier Drogba e dell'ex interista eroe del triplete Wesley Sneijder. Poi c'è Burak Yılmaz, uno che lo scorso anno ha segnato meno soltanto di Robert Lewandowski del Borussia Dortmund e di Cristiano Ronaldo del Real Madrid in Champions League. La terza squadra scudettata di questo girone è quella campione di Danimarca, ovvero il Copenaghen. I danesi arrivano in Champions senza Andreas Cornelius, calciatore dell'anno in Danimarca nella scorsa stagione e adesso passato al Cardiff. Attenzione però, nel 2011 da matricole raggiunsero gli ottavi di finale. Si parte con Copenaghen, Juventus e Galatasaray Real Madrid, ma tutti già aspettano il terzo e il quarto turno quando bianconeri e merengues si affronteranno nei rispettivi stadi. Ci sono tante stelle e tanta storia, non sarebbe quindi una sorpresa se la vincitrice finale a Lisbona il prossimo maggio uscisse da questo girone.